Perfetto, grazie. Fon. Bello, il Fon ci piace. È un personaggio storico. 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 Napoleone. Napoleone. Vedremo la macchina che trasforma un Fon in Napoleone. Napoleone. Via, via. Meravigliosa! Andiamo avanti proprio alla grande. Udite invece un luogo al chiuso dove si possono praticare delle attività. Esempio. La palestra. Ok, bene, la palestra. La palestra. Meravigliosa palestra, c'è un proprietario che è qui e adesso ci presenterà la sua palestra e gli attrezzi e le cose che la che in essa sono contenute. Buongiorno e benvenuti nella mia palestra. Allora, per prima cosa vi spiegherò a cosa serve questo attrezzo. Questo è il solito attrezzo che prende i pesi da terra e li mette a posto. Questa è la classica donna che verrà a fare i pesi in palestra, che sono tipo 400 kg l'uno, ma ce la fa, boh, non si sa. Questo è lo scaldabagno. Questo è la macchina che ti fa i pesi per te, non so poi come ti vengono i muscoli. Questo è... sapete cos'è questo? Questo è l'uomo che regge le piante. L'uomo che regge le piante, questo serviva. Questo è l'oggetto che sposta la scatola dei pesi e la tira via. Questo è un altro oggetto importantissimo, non sapete a cosa serve questo. Questo butta i pesi a terra e rompe il pavimento. Questo è il ripara pavimento. Questo è il ciglio, guardate la maestosità del ciglio, e grazie di aver visitato la mia palestra. Grazie a te, ma ci dici come si chiama la tua palestra? Palestra Tempo e Benessere. Tempo e Benessere, ok, grazie, venite tutti a Tempo e Benessere, che è meravigliosa. Benissimo. Un altro luogo, sempre chiuso, la cripta, con oggetti, quindi. Un bagno, ah però, ecco. Bagno, eccoci qua, si anima da grazie solo, grazie mille. Lo vedete, il gruppo di Maria Adele è preparatissimo sui bagni. Grazie Renato. Prego, tesoro. Sei veramente un tesoro, Renato. Bene, noi qui abbiamo Elisa, che ci parlerà del suo bagno. Salve a tutti, questo è il mio bagno. Incomincerei con il presentare il mio bellissimo specchio, che è multifunzione, infatti, cioè io domani saluto e lui oggi saluta se stesso. Vedete che funzione stupenda. Questa è la mia doccia idromassaggio che con un semplice tasto si aziona facendo tante bollicine.
Ok. Questo è un oggetto importantissimo, cioè la mia altra doccia, però che asciuga. Infatti con un semplice gesto aziona un phon riparante per le doppie ponte. E è stupendo, azionandolo. Ok, basta, grazie. Questo è l'oggetto più importante del mio bagno, probabilmente, cioè il water. Questo water è... è veramente pulito grazie a una sua funzione di pulitura istantanea. Questa è la mia luce. Questa luce è stupenda perché da ogni sua lucina fa una luce colorata diversa e quindi mi accoglie quando entro in bagno. Ed è fantastica. Questo è il mio lavandino. Il mio lavandino ha ben tre cose d'acqua: calda, fredda e tiepidina. Questa è, sì, una doccia ancora più bella perché mi mette il balsamo che poi vado nella prima doccia e nella seconda doccia che mi asciuga. Beh, questo che dire, questo è il mio tappeto tutto peloso di lince. Ed è veramente comodo quando esco dalla doccia con i piedi bagnati, li asciugo bene bene lì. Perché? Beh, chi non vorrebbe un bagno così nella sua casa, eh?